Ciao a tutti. L'edificio che vedete alle mie spalle è la casa del quartiere di San Salvario, uno spazio che è un punto di riferimento fondamentale per questo territorio e che si trova all'interno di un edificio molto significativo dal punto di vista sia storico che architettonico. Già come potete vedere le linee così particolari di questa terrazza ci aiutano a collocare la costruzione del palazzo all'inizio del 1900, infatti è in pieno e fantastico. Fantastico stile Liberty realizzato da Camillo Dolza. La funzione originaria di questo edificio era proprio quella di bagni municipali, bagni pubblici con docce, con lavandini. Naturalmente, in un momento inizio Novecento, quando le case non sempre avevano i bagni all'interno, e dunque per potersi lavare si veniva appunto ai bagni pubblici. Sono edifici che si trovano in tante zone della città, tutti realizzati in questo arco di tempo. Dal 2010 la casa del quartiere è diventata appunto la casa di San Salvario, con importanti iniziative, con adesso in questa estate il cinema all'aperto, e durante invece l'autunno e l'inverno le attività sportive, ricreative per tutte le fasce d'età, dai piccoli ai grandi, indifferentemente. Uno spazio veramente importante con la caffetteria all'interno, un cortile che rappresenta veramente un punto di aiuto per la comunità locale. Su questa piazza Donatello, poi in realtà questo spazio specifico è stato ribattezzato Aiuola Natalia Ginzburg, proprio perché qui in via Morgaria numero 11 ha vissuto per molto tempo la scrittrice Natalia Ginzburg, appunto. Su questa piazza però si trova anche un altro punto di riferimento importante, in questo caso religioso, che è la chiesa del Sacro Cuore di Maria. Anche qui interessante l'aspetto architettonico dell'edificio, è stato infatti costruito alla fine del 1800 dall'ingegner Carlo Ceppi, lo stesso della stazione Porta Nuova, tanto per intenderci, e dell'importante rinnovamento di via Pietro Micca. E la chiesa è diventata poi prima santuario, poi parrocchia, dedicato appunto al Sacro Cuore di Maria, rifugio dei peccatori. Purtroppo sia la chiesa che la casa del quartiere erano stati fortemente bombardati durante la seconda guerra mondiale tra il 42 e il 43, ma in seguito poi comunque ricostruiti. Uno splendido esempio del neo-gotico, come possiamo vedere con queste guglie molto alte, e all'interno anche molto particolare l'uso di marmi verdi, è un verde bottiglia molto elegante, molto particolare. Avevo letto qualche tempo fa che era segnalata come chiusa, in realtà la chiesa del Sacro Cuore di Maria è perfettamente funzionante per le celebrazioni. Buona giornata a tutti e alla prossima. Ciao!